e con la I. Ci tengo a chiarire subito perché quello è il mio cognome, mi perseguita fin da ragazzo. Serata di beneficenza ieri al Circolo Unione di Pagani, che ha accolto gli animatori dell'associazione In Famiglia di Nocera Inferiore. Il sodalizio, di recentissima costituzione e con sede al quartiere Enrico di Cicalese a Nocera Inferiore, intende farsi punto di riferimento per tutti quei soggetti, e purtroppo sono sempre di più, che si trovino in condizioni di disagio, emarginazione, solitudine. Perché vostro marito vi tradisce? No! E che fa vostro marito? Vi tradisce? Sì! Lui vi tradisce, io ho deciso che managgia io! No! Arovoca, ma dove andate? Ma loro non avete capito bene! In realtà noi siamo un gruppo di ragazze, di ragazzi e di ragazze, ci siamo unite, abbiamo fatto questa forza, abbiamo creato questo gruppo, non a caso appunto si chiama In Famiglia, proprio per sottolineare il fatto che siamo, ci sentiamo legate da un legame più parentale che amichevole. Quindi il nome si coniuga bene. Noi ci apriamo a ogni forma di disagio, infatti noi da Volantino abbiamo fatto uno slogan: no all'indifferenza, no all'emarginazione, no alla solitudine. Quindi vogliamo alzare proprio questo slogan e aprirci a tutto, ad ogni forma di disagio, ad ogni forma di sofferenza, dove per disagio e sofferenza intendiamo riferirci pure a qualche persona sola, bisognosa, che sta a casa e stufa, si ritrova così nella nostra associazione, fa qualche attività, passiamo un'ora insieme, c'è un punto di ascolto, ci sono vari servizi di consulenza, varie consulenze, abbiamo un commercialista, abbiamo un avvocato, abbiamo anche dei terapeutici che poi, diciamo, più avanti integreranno con altre attività e servizi che noi riusciremo ad offrire.